21 martedì, siamo in febbraio, ovviamente sono le 10:30 e oggi cercheremo di trattare un tema molto profondo. C'è il tema dell'esistenza. Noi cerchiamo di avere delle sicurezze durante la nostra vita, durante il nostro cammino, ma queste sicurezze chi ce le dà? Io questo mi sono sempre chiesto. Noi viviamo sempre in balia del fato. Il fato non è il marito della fata, attenzione, perché io lo so che ci sono tizi che ascoltano e non sanno quello che devono concepire o che capiscono. Il fato non è il marito della fata, questo è poco ma sicuro, ma siamo sempre in balia di questo fato perché non sappiamo cosa ci succede. E poi una volta che superiamo i 60 anni, questo fato è sempre più vicino a noi. Cosa può succedere? Una malattia, iniziare l'avventura della vecchiaia col piede sbagliato, come ho fatto io, mettiamo. Sono tutte cose che ci dobbiamo mettere sempre davanti e che possono accadere, che possono avverarsi in qualsiasi momento. Certo, pregare è importantissimo. Io sono un credente a modo mio, faccio le mie conversazioni con l'Altissimo, a volte sono d'accordo, a volte non ci troviamo d'accordo. Esempio, non ci troviamo d'accordo perché io quando sono sotto la croce, in ginocchio, oggi un po' meno perché non mi posso inginocchiare, ma dico: caro Gesù, hai fatto il furbetto, però non devi ammettere questo. Tra le tante parabole ci devi raccontare anche la parabola del furbetto. Dice lui: perché, cosa vuoi dire? Come cosa voglio dire? A 33 anni te ne sei andato, e non è che te ne sei andato in un luogo qualunque, te ne sei andato in cielo, alla destra del Padre, in un posto tranquillo, e ti sei tolto di mezzo la vecchiaia, anzi ti sei tolto di mezzo tutti noi che non ci sopportavi più. Questo è poco ma sicuro. Lui davanti a queste mie affermazioni abbassa la testa e non dice niente. Perciò qualcosa di vero c'è. Dico, ma pregare, a parte diciamo queste piccole battute, è importante, è un modo per rasserenare l'anima. L'anima deve essere sempre serena, noi ce ne dobbiamo andare nell'aldilà dove non c'è niente. Scusate, diciamocela tutta questa verità, tutti si aspettano chissà che il paradiso, il purgatorio, anche l'inferno, ma di là non c'è proprio nulla. Tutto quello che noi scontiamo lo scontiamo di qua. E se noi poi facciamo una valutazione tra ciò che scontiamo e ciò che abbiamo, diciamo così, come divertimento, quello che scontiamo, che peniamo, è molto più grande di ciò che ci dà la possibilità di divertirci. Il divertimento, che molti chiamano felicità, sono attimi, proprio attimi piccolissimi. La felicità è un qualcosa che l'uomo cerca sempre di raggiungere, di conquistare, e la confonde per la comodità. Cioè la felicità la confonde per comodità, soprattutto l'italiano. L'italiano, l'importante è che fa quattro soldi e con quei quattro soldi abbia una buona macchina, abbia un buon villino, abbia la casa in montagna, i figli trovino un lavoro a 100 metri da casa, e la comodità massima. Per loro la felicità la confondono con la comodità. Ma la felicità, cari amici, è qualcosa di diverso, molto diverso. C'entra le nostre
abitudini, le nostre attività, il nostro modo di concepire la vita, il nostro modo di affrontare e raggiungere certi obiettivi, il modo di sentirsi appagati, che è la cosa primaria per un senso, un principio di felicità. E quante persone si sentono appagate? Molte persone sono pagate attraverso gli intrallazzi che fanno, ma appagate io ne vedo pochissime. Appagato vuol dire che uno dovrebbe capire ciò che nella vita gli rende serena la giornata, capire la sua tendenza, capire la sua attitudine in determinati fattori, posti o settori della vita. Entrare in quei settori, cercare di crescere e grazie a quell'attitudine innata che la natura ci ha regalato, far sì che uno si senta appagato in ciò che fa, cioè divertirsi mentre si fa una determinata cosa. È un discorso un po' complicato, sembra a prima vista, ma è semplicissimo. Ma quante persone sono appagate? Quante persone si sentono soddisfatte di ciò che fanno? Ma neanche i pornostar. Io parlo dei maschi perché quando io su per giù facevo una cosa del genere non è che mi sentissi appagato, a volte mi sentivo stanco di tutte quelle troie che mi dovevo trombare giorno dopo giorno. E ormai era diventata un'abitudine che tra una troia e l'altra non è che trovassi differenza o che mi sentissi appagato, come si suol dire. Mi sentivo molto stanco perché era un lavoro, cioè quello che per molti era un divertimento, un piacere, una libidine, possiamo dire, per me era un lavoro continuo, perché dovevo martellare su quelle tizie, perché venivano nei villaggi spesso e volentieri per farsi trombare, perché nei paesini da dove venivano, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Toscana, in tutti i posti non trovavano quei tizi che gliela potessero dare a buon mercato e che questi tizi le facessero divertire e sentire appagate. Forse appagate erano loro quando prendevano questi tizi tipo come me e si facevano quelle trombate da un'ora, un'ora e mezza, scherzando, ridendo e divertendosi. Io certo appagato non mi sentivo, mi sentivo stanco spesso e volentieri e dovevo continuare perché dovevo fare buon viso a cattivo gioco. Ma non è solo questo, ma la cosa più difficile quando si superano i 60 anni è capire cosa succede il giorno dopo, perché non siamo più all'altezza di poter programmare. Come possiamo programmare? E cosa dobbiamo programmare? Perché noi il giorno dopo possiamo avere dei fatti, se avete letto Pirandello, che può dove può succedere di tutto, un ictus, come in tante novelle, che quella si doveva sposare, il giorno che si doveva sposare muore la mamma e poi quel professore che l'aiuta tantissimo la fa sposare il giorno della morte della... Cioè queste sono cose pirandelliane, oppure quelle bare che camminavano a destra e a manca, poi arrivavano all'incrocio e una bara saltava fuori e usciva. Queste sono cose pirandelliane che possono succedere. Ecco perché Pirandello piaceva, piace e piacerà sempre, perché metteva delle cose quasi assurde, pazzoide, anche perché lui con la pazzia ci conviveva. Sappiamo della figlia che era una tizia che poi è scappata con un delinquente in Sud America, esattamente in Argentina, e che lui manteneva a fior di lire a quei tempi, ma a colpi di 100 e 200 lire. Poi c'era la moglie, la quale, poverina, lo vide morire, però lontano, perché fu ricoverata ultimamente in una casa di cura dove restò là, e morì dopo la morte di Pirandello. Cioè Pirandello ha avuto una vita che ha trascritto attraverso le sue novelle, diciamo bellissima, perché
Io leggo ancora oggi e rileggo Pirandello perché sono innamorato del, più che altro non del, della sintassi, indubbiamente Pirandello è un grande quando scrive, ma dei contenuti che sono così, che ti scombussano, che ti fanno entrare in un mondo che sembra surreale, ma che surreale non è. Perché molte volte tante cose che lui ha descritto, certo, non la giara, perché quella della giara ci voleva prendere in giro, voleva, come dire, prendere per i baffi gli ignoranti, cioè quello non c'entra proprio niente, ma molte di queste novelle hanno, diciamo così, l'aria di voler sfidare il destino. E il destino purtroppo è sempre più forte di noi, perché ci fa vivere delle situazioni surreali, impossibili, e ci fa anche sacrificare. Mi ricordo quella novella quando erano in quel che si incontravano in un luogo, diciamo, di queste acque che si bevono, che si fanno, diciamo così, poi i bagni, molto allora usate questi posti. E allora c'erano due tizi che si incontravano puntualmente ogni anno per diversi anni. Il secondo anno sono diventati più amici e tra una discussione e l'altra bevevano un po' di acqua. E giustamente uno dei due disse: mi sa che questa acqua ce la danno a bere in tutti i sensi. È stata una battuta bellissima, pirandelliana, perché cosa volevo dire? Che quell'acqua faceva schifo e ce la facevano bere, ma ce la davano a bere perché era talmente brutta che non valeva la pena pagarla, cioè ce la danno a bere in tutti i sensi. E io vi consiglio di leggere Pirandello perché è qualcosa di attuale, attualissimo, cioè non è, io non dico che tutti dicono il Pirandello in teatro. Pirandello in teatro è una continuazione di quelle novelle, grosso modo. Però è meglio leggere le novelle. Io più che altro le leggo e spesso le ascolto, le novelle interpretate da grandi lettori, grandi attori della parola. E posso dire che a volte sentendo due tizi che leggono la stessa novella, si cerca di trovare qualcosa di diverso, si sente qualcosa di diverso, ma il succo pirandelliano è sempre quello, la sfida col destino. Il destino ha sempre la marcia in più. È come quando, vi faccio un'ipotesi stupida, quando ci spiegavano la difesa nel basket, dicevano sempre: l'attaccante ha il passo in più, ha la mossa in più rispetto al difensore, perché il difensore può preparare la qualsiasi tattica, mettersi in una determinata mossa, però la mossa in più ce l'ha sempre l'attaccante. E così è il destino. Il destino ha sempre la mossa in più. Noi facciamo di tutto per farci trovare preparati, allenati, combattivi. Ma il destino ha sempre la mossa in più, perché quando ci succede qualcosa e ce la dobbiamo prendere. Io ve lo dico con molto, io sono stato forse sempre un fatalista, grosso modo, anche se sono molto credente, anche se ho sempre vissuto in chiese, preti, Azione Cattolica, persone che parlano di chiesa, non solo di chiesa, la nostra parrocchia, ma anche altre parrocchie, come può essere i Testimoni di Geova, evangelisti. Io, dove si parla di Dio, ho la bontà di ascoltarli. Poi sono d'accordo, non sono d'accordo, è un altro paio di mani. Però dove si parla di Dio per me è importante. Anche quando quelle pochissime volte ho sentito qualcuno che parlava di Allah, anche perché di questi personaggi musulmani è difficile incontrare. Qualche volta ai tempi li incontravo sul treno, parlavano in maniera così, senza cercare di convincere nessuno, perché loro non vogliono fare proseliti, non vogliono portare nessuno nella loro parola. Però mi parlavano di Allah e vedevo che anche lui, questo tizio che mi parlava di Allah, aveva molto rispetto del nostro Dio, perché,
Una volta era un tutt'uno, era sempre, ed è sempre lo stesso Dio. Però dico, il destino è qualcosa di difficile da capire, difficile da programmare, difficile da superare, perché quando ti colpisce lo devi accettare, perché ognuno di noi si dice così stupidamente, i nostri nonni, i nostri vecchi, i nostri personaggi antichi dicevano che tutto si può tranne che affrontare il destino. Il destino è una cosa che ognuno di noi ha segnato già da piccolo, dalla nascita, e ci dobbiamo prendere questo destino per com'è, senza discuterlo. Io infatti, quando non ho avuto più la forza di muovermi, di girare come facevo un tempo, dato che ero un atleta, e che atleta ero veramente un fulmine di guerra, ho accettato il mio destino con una rassegnazione proprio cristiana, perché doveva andare così, non c'è niente da fare. È inutile pensare Antonio Adamo quando prendeva la bicicletta e faceva 300 km di seguito, Capodorlando Palermo, Palermo Capodorlando, che poi erano 320 a quei tempi, perché non è che prendevo l'autostrada, dovevo prendere tutte le strade comunali che portavano fino al centro di Palermo. Immaginate, la prima volta partì alle 3:20 del mattino, mia madre che piangeva sui tre scalini del portone, e poi sono arrivato il giorno dopo verso le 6 del pomeriggio. La seconda volta, che è stato l'anno successivo, grosso modo la partenza è stata alle 3 di notte più o meno, e poi verso le 7:20 sono ritornato a casa senza mai fermarmi. Mi fermavo solo il tempo di mangiare un boccone a Palermo, e guarda caso tutte e due le volte nel centro di Palermo vidi qualcuno di Capodorlando che giustamente si spaventò, saltò in aria, dice: ma chi è questo? Perché ero tutto sudato, la maglietta appiccicata alla pelle, era periodo estivo, eravamo in agosto, se non sbaglio, una volta in luglio, una volta in agosto e seconda volta in agosto. Cioè quel tizio non esiste più, quel Superman. Poi non diciamo quando giocavo a basket, mi allenavo come una belva durante l'arco della settimana, quando giocavo in campo non andavo mai in panchina e facevo 40 minuti come un demonio, e finita la partita ero pronto per giocarne un'altra. Ero proprio, i miei compagni se ne andavano morti a casa, io ero pronto per scendere in campo e fare un'altra partita. E così dicasi quando mi allenavo quelle poche volte d'estate, perché avevo un mare a portata di mano, sotto casa, mi potevo tuffare in qualsiasi momento, fare bracciare a destra e a manca, arrivavo spesso allo scoglio della Formica, tornavo indietro, ed era un allenamento continuo. Quel tizio non esiste più, di colpo è finito, e ho dovuto accettare attraverso questo mio destino un destino amaro, cioè non poter muoversi, non potermi muovere, non poter far questo, non poter pensare più di andare in bicicletta come un tempo, però non ci vado nemmeno, anche se posso ancora oggi forse fare qualche pedalata, ma preferisco non farla perché mettermi sulla bici, trovare innanzitutto una bici, già abbiamo una bici, giù la dovrei mettere a posto, meglio lasciare perdere. Non ho più quella voglia e poi non devo dimostrare niente a nessuno. Certo, qualcuno mi dice qua del vicinato: ma perché quelle bici che hai sotto in garage non le metti a posto? Io certe volte cerco di evitare la risposta e dico: vorrei tanto, ma non ci riesco, anche perché poi non ho gli appoggi giusti, è meglio lasciar perdere. Perciò ognuno di noi ha un destino, e più si va avanti, dato che oggi a 60 anni siamo ancora giovani, dicono così, si dice, è un modo di dire. E poi cosa succede? Quelli che ti stanno a fianco ti aiuteranno, perché noi purtroppo quando non siamo in perfetta forma abbiamo bisogno di aiuti, ma chi ti sta a fianco ti aiuta,
progettare una cosa di questo, sperare sui figli, sui parenti, sulla moglie, sui cognati, non è nel mio pensiero, non esiste proprio. Io ho sempre pensato da spartano, penso che certe cose devo viverle da solo, affrontarle da solo, soffrire da solo, perché non c'è nessuno che si può compenetrare nella tua sofferenza. E io quando sono a letto e non sto ascoltando Pirandello, non sto ascoltando udienze, non sto leggendo niente, non sto scrivendo qualcosa, non sto parlando, quelle poche volte che penso, il mio pensiero va al futuro che è incerto, sapendo di dover morire, perché molti mi sa che oggi muoiono, se ne vanno da questa, convinti di poter raggiungere, di non pensarci proprio. Io ci penso tantissimo, perché io non è che devo stare qua, io me ne devo andare. Dopo 60 anni non è più chissà se succede, non lo possiamo dire più, è una certezza. Prima dei 60 anni possiamo anche non pensarci, fare dei progetti, non pensare alla nostra esistenza, ma dopo i 60 anni è da stupidi fare dei progetti, cercare degli obiettivi. Cioè dobbiamo pensare che oggi ci siamo, domani potremmo non esserci più, e non è un problema, perché il sole nascerà sempre, la luna ci sarà a fine giornata alta nel cielo, non cambia proprio niente. L'unica cosa che ci dovremmo chiedere: cosa resterà di noi? Ecco, qua entriamo nell'immortalità dell'anima, per chi ce l'ha, per chi ha fatto qualcosa nella vita. Qualcuno pensa di poter lasciare un segno attraverso l'impegno che ha avuto nel conquistare soldi e lasciare qualcosa ai figli, ma non penso proprio che questo sia un segno. Questo è un segno che hanno fatto bene o male tutti i genitori, e alla fine non c'è un figlio che si ricorda di questi momenti di sacrifici da parte di questi genitori nel lasciare una casa, anzi tutt'altro, quando poi c'è stato il lascito, nel momento in cui si è dovuto dividere questa proprietà, ci sono state le risse, le legnate. Non è questo il modo, nella nostra cultura stupida, vecchia, antica, retrograda, di lasciare un segno. Questo è un modo stupido che non è che lascia un segno del nostro modo di essere. Questo è un modo che ci costringe a fare certe cose per lasciare i figli belli, comodi, ma non esiste. Un segno l'ha lasciato Pirandello, un segno magari l'avrà lasciato qualche persona che ha avuto il coraggio di fare del bene nella vita, che è difficilissimo, come tante persone che in maniera silenziosa hanno sempre fatto del bene ai propri simili senza farne pubblicità. Allora questo è un segno. Un segno è anche se sei un grande matematico che lascia una formula, che scopre una formula. Anche Einstein ha lasciato un segno. Solo questo può rallegrarci. Rallegrarci cosa vuol dire? Che se siamo all'altezza di lasciare un segno, ma tra le cose di capacità come essere un grande matematico ed essere invece una persona buona, io penso che il segno lo lascerà di più chi ha il coraggio di essere buono nella vita. I cattivi purtroppo anche loro lasciano un segno, anche Hitler ha lasciato un segno, e che segno? Mussolini, Lenin,
e tanti altri. Ma anche Gorbaciov ha lasciato un segno. Solo che il segno di Gorbaciov dovrebbe essere quello più in alto, e invece io vedo che se ne parla pochissimo. Tutto qua. Ora vi saluto e vi auguro una buona giornata.